Buongiorno a tutti gli amici e telespettatori di Offroad TV. Oggi siamo in località Palo, a Sassello, in provincia di Savona, dove si svolgerà la terza manche del Worn Trophy Italia, il campionato italiano di fuoristrada estrema organizzato dalla Dead Dogs Promotion di Riccardo Pisani in collaborazione con il Savona Fuoristrada. Siamo a Sassello col team Spider, con Girolamo e Mario Rocca. Ciao ragazzi! Ciao, ciao! Com'è andata questa prima giornata di gara qui a Sassello? Ma guarda, sinceramente, a parte l'inconveniente che ho avuto, per il resto è stata una delle gare più belle che abbiamo fatto, impegnativa veramente al limite dell'impossibile, però dà veramente piacere, fa veramente piacere fare queste gare qua. Mario invece, come navigatore, com'è andata oggi? Penso sia stata veramente la prova ammazza persona, ammazza navigatore, perché cioè noi che comunque siamo della categoria limited, cioè provare a fare delle prove speciali dove comunque passano anche degli extreme, e il navigatore logicamente si mette come se fosse un navigatore di quella categoria, è stato veramente fuori da un altro mondo, ecco. Cioè sicuramente ho sudato più oggi che in tutte le gare fino ad ora fatte. Ci sveli qualche segreto della preparazione di questo mezzo? Dunque, la macchina ha un motore 4007 che è veramente favoloso, però in queste ultime due settimane ha subito parecchie variazioni sia a livello di assetto e anche di motore, e veramente è diventata una macchina eccezionale da guidare. In pratica va dove dico io, mentre prima purtroppo andava dove voleva lei, ecco. Quindi è diventata veramente un'ottima macchina. Infatti abbiamo visto un po' di evoluzioni e di migliorie rispetto alle ultime gare che hai fatto già dall'inizio di quest'anno. Sì, in effetti è stato variato l'assetto e diciamo sono stati aggiunti dei bump stop e anche la barra di torsione anteriore, e mi ha reso la macchina veramente guidabile al 100%. Qualche prossima modifica in programma? Ma speriamo di doverne fare poche, perché così com'è spero che duri per tutto l'anno così. Quindi vi vediamo domani mattina all'inizio della seconda giornata di gara? Sì, speriamo comunque che siano altrettanto belle, tanto di sicuro lo saranno, e di divertirci come oggi, ecco. È stata una sudata fatta con piacere. In bocca al lupo per domani allora. Grazie mille, ciao. Grazie a voi. Siamo all'hospitality del team TNT Extreme 4x4, team che debutta per la prima volta nelle gare del Worn Trophy Italia. Andiamo a conoscere i ragazzi. Ciao Davide, ciao Filippo. Il vostro team debutta per la prima volta nelle gare del Worn Trophy Italia. Com'è andata la giornata di oggi? Bene, bene, ci siamo divertiti come i matti, benissimo. Il mezzo come si è comportato? Bene. Discretamente, a parte la rottura... è andata bene. Davide, quando è nato il progetto di realizzare questo proto per le gare del Worn Trophy Italia? Abbiamo iniziato a lavorarci con lui e Stefano da circa aprile-maggio dell'anno scorso, quindi è passato più di un annetto di lavoro dietro la macchina. Tu sei sempre stato un fedele fan delle gare del Worn Trophy Italia, prima come spettatore, poi sei sceso in gara nelle vesti di pilota. Com'è stata questa prima esperienza? Bella, ci è piaciuta tantissimo e poteva andare meglio per la rottura, però è stata veramente bella. Pensavamo di arrivare dove eravamo arrivati, sinceramente. Siamo partiti con l'idea
dobbiamo arrivare in fondo, andiamo tranquilli, poi peccato per la rottura, se no arrivavamo abbastanza anche avanti, però fa niente. Fa anche parte del gioco? Ma sì, fa parte del gioco, è anche divertente aggiustarle, romperle e aggiustarle. Quindi vi rivediamo domani mattina per la seconda giornata di gara? Sicurissimi di vincere stavolta. Guida Sofia domani. Domani però facciamo guidare lei, perché sennò viene fuori un altro disastro come questo. È meglio non... Vediamo poi come va la serata, se ci svegliamo domani mattina. E la serata andrà benissimo. La serata andrà bene, il problema è che andrà benissimo, è quello il problema. La serata sarà bellissima. Quindi no, domani saremo pronti per le prove, sicuramente. In bocca al lupo allora. Grazie. Grazie ragazzi. Ciao. Chi avesse perso le puntate precedenti, è disponibile il DVD sulla tappa The Warren Trophy Italia, con un'ora di filmati ed interviste dai campi di gara. Vediamo questo passaggio di Graffas con il suo Wrangler mentre si ribalta a 360 gradi e riprende la prova come se nulla fosse. Siamo con Alberto e Diego dell'Adventure Trocia Team. Ciao ragazzi. Ciao Sonia. Ciao Diego. Ciao, buongiorno. Com'è andata la gara di ieri? Ma diciamo bene, abbiamo guidato abbastanza bene, ci siamo divertiti, le prove sono belle, molto difficili, però dai, è andata bene. Purtroppo l'ultima prova, l'ultima salita, abbiamo rotto un giunto che ci ha un po' penalizzato sul tempo, ma la mattina è andata bene, il prologo è stato buono, abbiamo fatto primi, siamo partiti con un bel margine all'inizio, poi abbiamo trovato un po' di traffico il secondo giro e quindi abbiamo perso un po' di tempo, però non ci lamentiamo, dai, è andata bene. Ottimo risultato, secondi alla fine della prima giornata di gara, una bella soddisfazione. Sì, sì, dai, sono poche gare che facciamo, quindi siamo contenti, va bene, dobbiamo ancora migliorare. Navigatore invece, com'è stata ieri? Molto dura, veramente dura, dura per il navigatore, è proprio una cosa, è stata estrema, veramente estrema. Sono circa 700-800 metri di duro lavoro, durissimo lavoro su terreni impossibili, di più solo da vedere le immagini. Cioè. Quindi vi vediamo stamattina allo start della seconda giornata di gara, in bocca al lupo. Brevi il lupo. Dimmi due parole su questa prova. Bellissima. Come sta andando? Sta andando bene, non ho più di pressione, ma ce la mettiamo tutta. Dai, allora ti aspetto sotto la prova 3. Va bene, arriviamo. A rosso dietro! Siamo con il team Ciani Arena di Idrosso, campioni italiani categoria off-road 2011. Ciao Paolo. Ciao Sonia. Com'è andata la gara di oggi? Siete tornati finalmente sul podio come vincitori assoluti? Sì, è andata molto bene, abbiamo sofferto molto, soprattutto ieri con i navigatori, che era parecchio impegnativa per i navigatori, era parecchio stancante, però era bellissima, una gara bellissima, lunga, con molte pietre e... Suzuki si è comportato bene? Benissimo, nessun problema sulla macchina. Ieri mattina appena partiti non ci andavano gli interfoni, però la macchina si è comportata benissimo. Due navigatori addirittura. Ciao Michele, ciao Andrea. Ciao. Com'è andata la gara? La gara è andata bene, faticosa,
per fortuna eravamo in due, che ci siamo divisi un po' il compito e siamo riusciti a portarci alla vittoria. Andrea? La fortuna è stata la mancanza del sole cuocente, insomma, quindi il tempo che è stato così fresco eccetera ci ha un pochettino facilitato nel compito, ma comunque ecco, c'è stato bisogno comunque di due navigatori. Quindi tornate pronti per la prossima gara a Valdagno? Sì, siamo pronti, ecco, da controllare un pochino la macchina, poi ci vediamo il 7-8 di luglio a Vicenza. In bocca al lupo, ci vediamo a Valdagno. Baby. Si è conclusa la terza manche del Warner Trophy Italia, ospitata nel weekend del 2-3 giugno in località Palo di Sassello in provincia di Savona. Il prossimo appuntamento con il trofeo italiano di fuoristrada estremo si svolgerà il 7 e l'8 di luglio a Valdagno in provincia di Vicenza. Seguiteci sui nostri siti di riferimento, agli indirizzi in sovraimpressione e sulla nostra pagina Facebook. Come al solito vi salutiamo con le immagini della premiazione di questa manche del Warner Trophy. Adesso facciamo la premiazione. Categoria Extreme. Terzo classificato, il team Pistorne. Grande Mestre! E questo è il mio ricchetto. Secondo classificato, il team Rutamb, che hanno guidato veramente bene. Grazie ragazzi. Primo classificato, team PDS. Grazie. Ok, è posto. Passiamo a quei pazzi della Limited che sono veramente senza ritegno. Terzo classificato per l'ennesima volta, Team Dolphin. Bravo. Siamo alla fine? C'è il telepass in cima. Complimenti, bravi davvero. Secondo classificato, il team Adventure Trocha. Bravo, bravo Psycho, bravo Alberto. Complimenti. Oh, hanno fatto 900 km solo per andare a prendere un pezzo di Riccardo, stufati da stanotte, per venire alla gara ora. Primo classificato, finalmente ritornato in testa il nostro Ciani Rosso Paolo. Bravo, bravo, bravo. Adesso se fai dire come ho dato quelli della stream. È stato un attimo. We'll be right back.